Allora, come overview della seconda settimana, vediamo di che cosa parleremo. Siamo ancora nell'ambito di concetto, cioè è importante che tu capisca bene cosa sta dietro al concetto delle scale modali, piuttosto che imparare sulle diteggiature. Alla fine di questa settimana comunque ti darò le sette diteggiature in un'unica posizione, ma non è questo il nostro scopo. Conosco tantissimi chitarristi che conoscono tutte le diteggiature delle modali, ma quando suonano non lo utilizzano nel modo corretto, o perlomeno pensano di star suonando modale, ma invece stanno suonando tonale. Quindi quello che noi faremo è andare a confrontare le scale modali con qualcosa che noi già conosciamo. Quindi partiremo dalla armonizzazione che abbiamo già visto e quindi vedremo gli arpeggi. Confronteremo gli arpeggi con le scale modali, vedremo qual è la differenza di colore che danno le scale modali e poi utilizzeremo anche le pentatoniche. Tu dirai pentatoniche, ma questo è un corso sulle modali? Sì, ma io devo sempre partire da qualcosa che probabilmente già tu conosci per darti dei riferimenti. Quindi arpeggio, abbiamo quattro voci, aggiungiamo una voce, la pentatonica, ecco che le due note che mancano sono le note che determinano il modo e scoprirai che è molto più facile approcciare le scale modali in questo modo e avrai capito, come ti dirò anche durante questa unit, che questo corso ha un approccio totalmente diverso alle scale modali, ma credo perché in 20 anni di seminari e di domande fatte anche all'estero, quando ho fatto dei seminari mi hanno fatto la stessa domanda sulle modali ed è strano che per 20 anni in qualsiasi posto tu vada gli allievi ti chiedono spiegami le scale modali, perché in realtà non ci sarebbe niente di così difficile, che forse è la metodologia di approccio, soprattutto quella orizzontale, che ci crea della confusione, ma vedrai che con questa seconda settimana di studi molte cose ti andranno chiare e dopodiché potrai affrontare le altre 10 settimane di studio con grande consapevolezza. Buon lavoro!